Giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il vescovo di Acireale celebra la tradizionale messa del 2 novembre, invita a superare la paura dell'ignoto. Politica, dopo più di 3 mesi Jarre esce dalla crisi, mentre a Mascali il sindaco azzera la giunta. Calcio, serie D, scontro diretto per la salvezza per la Acireale allicata, intanto domani mattina il corteo di protesta dei tifosi. Ben ritrovati per l'edizione del sabato di Reporter che come sempre chiude la settimana e che cade in particolare oggi nel giorno della commemorazione dei defunti e proprio alle celebrazioni della commemorazione dei defunti dedicata all'apertura del nostro notiziario, una giornata appunto con cimiteri affollati di gente nel ricordo dei propri cari e la cerimonia per i caduti in guerra di ogni vittima e violenza. Il 2 novembre è quello tradizionalmente dedicato al ricordo dei defunti, con i cimiteri che in questo particolare giorno presentano il triste pellegrinaggio della memoria di tanta gente nel ricordo dei propri cari. Ad Acireale, nella mattinata odierna, dapprima nella chiesa del monumentale cimitero, vi è stata una celebrazione liturgica presieduta dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti in suffragio dei caduti in guerra e delle vittime di ogni forma di violenza. Nella sua omelia Monsignor Raspanti ha sostenuto, fra l'altro, come Dio non resta distante ma sceglie di condividere la condizione umana con le sue gioie e sofferenze. Nella resurrezione di Cristo ci dà la speranza di una vita oltre la morte, una vita in cui oltre il dolore e ogni perdita saranno trasformati. La paura dell'ignoto, ha sostenuto ancora il vescovo, che tanto inquieta l'uomo, trova un superamento in questa promessa di felicità eterna. Alla funzione religiosa ha fatto seguito un momento commemorativo nel Sacrario dei Caduti in Guerra, con la partecipazione delle autorità civili e militari, nonché dei rappresentanti delle associazioni d'arma. In un luogo che ha visto tanti giovani sacrificare le loro vite per la patria, sono state così deposte 2 corone d'alloro con sottofondo musicale, sempre toccante, le note del silenzio. Il sindaco Roberto Barbagallo ha quindi tenuto una breve riflessione. È un giorno in cui il nostro dolore si trasforma in un abbraccio di memoria e di rispetto, in un luogo pieno di storia e di storie di vita umana. In questo giorno ci uniamo a tutti coloro che hanno perso i propri cari, a tutte le comunità che hanno conosciuto il lutto, a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono a causa della guerra. La memoria ci ricorda sempre l'importanza della pace e ci invita a costruire un futuro in cui tali tragedie non si ripetano. Ognuno di noi ha un ruolo in questo impegno. Possiamo e dobbiamo essere ambasciatori di pace. È nostra la responsabilità di educare le future generazioni al valore della pace, della tolleranza e del rispetto reciproco. Al termine della cerimonia, il vescovo Raspanti ha benedetto il sacrario. E la celebrazione appunto della commemorazione dei defunti non è soltanto un momento di fede, ma è anche un momento di tradizione con appunto il tradizionale attività che vede coinvolti i bambini a cui vengono fatti dei doni dai cari estinti. Di questo torneremo a parlare tra poco, per adesso invece ci spostiamo a Zafferana, dove si è tenuto un incontro pubblico con tra amministrazione comunale e struttura commissariale organizzato dal movimento Rialziamo Fleri per vedere a che punto si è arrivati con la ricostruzione post-sisma. Il territorio di Fleri, frazione di Zafferana Etnea, mostra ancora evidenti segni del sisma di Santo Stefano avvenuto nella notte del 26 dicembre 2018. Ferite inferte sugli edifici e negli animi dei residenti, che con tenacia hanno scelto di non abbandonare i luoghi dei ricordi e degli affetti. La resilienza di questa piccola località è riuscita a mantenere in vita una comunità attiva, presidio di socialità, di sussidiarietà, di democrazia compiuta.
A sostenere il suo sviluppo sono state le infrastrutture umane, custodite e accresciute negli anni dalla carità intellettuale e spirituale del parroco, Monsignor Alfio Russo. Educata al mantenimento di alti livelli di produttività ed efficienza, la popolazione si è autonomamente organizzata nel movimento civico Rialziamo Fleri. A 6 anni dal terremoto, convocati in assemblea nel salone del moderno complesso parrocchiale, gli abitanti del luogo hanno potuto esprimere perplessità e avanzare ulteriori suggerimenti agli organi competenti. Argomento della discussione, la proposta condivisa sul futuro del centro abitato, sicuro, ecosostenibile e tecnologicamente avanzato. Moderatore dell'incontro Alessandro Russo, portavoce del movimento. E c'è stata una bella risposta da parte della popolazione, sia in presenza sia abbiamo visto con diverse visualizzazioni online. Riteniamo che possa essere la base per avviare un proficuo rapporto di collaborazione con l'amministrazione, con la struttura commissariale, con cui alcuni temi sono stati chiariti. L'apertura al confronto ha sostenuto la legittimazione sociale delle istituzioni politiche e degli apparati amministrativi. Dialogo e trasparenza sono stati i binari su cui è stato possibile realizzare negli anni una partecipazione collaborativa che ha permesso un adeguamento delle soluzioni più prossimo alle esigenze di cittadini e imprese. Il commissario straordinario Salvatore Scalia ha condiviso con l'uditorio i risultati degli uffici, frutto dell'impegno profuso da autentici professionisti preparati, seri e disponibili anche oltre i confini della mera prestazione lavorativa. Bisogna avere soprattutto fiducia, perché Fleri potrà diventare, tra il miglioramento degli immobili che sono stati ricostruiti secondo sistemi antisismici e con un miglioramento da ogni punto di vista, sia utilizzando tutte le aree che sono state lasciate libere dalla delocalizzazione, potrà diventare un paese più bello di quello che era prima. L'assessore alla ricostruzione, Ezio Pappalardo, ha rendicontato sulle attività di competenza comunale sostenuto dall'intervento da remoto dell'ingegnere Antonio Casella, responsabile dell'ufficio tecnico. Il sindaco Salvo Russo è stato chiaro su delocalizzazione e acquisizione dei terreni, in relazione ai quali preminente il perseguimento dell'interesse pubblico, estraneo a sentimenti di rivalsa. Ci siamo confrontati con la popolazione di Fleri, abbiamo fatto conoscere le nostre idee e quello che abbiamo intenzione di fare nel prossimo futuro. Benvengono questi incontri di confronto con il territorio e con la popolazione, perché il nostro primo obiettivo è quello di far rinascere la comunità di Fleri. Il contraddittorio ha garantito un dibattito agile e vivace, animato dai numerosi interventi degli abitanti, dei politici locali, della minoranza consiliare, di tecnici e di esperti. La vitalità di Fleri è il primo fattore a dare impulso alla ripresa. Tornare ad abitare Fleri consente a famiglie e bambini di crescere in un contesto sano, culla dell'ospitalità, modello di buon vicinato. La pagina di cronaca adesso, ancora furti con spaccata a danno di istituti di credito nel catanese. La scorsa notte ladri non ancora identificati hanno preso d'assalto la filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele a Scordia e la Banca Popolare Agricola di Ragusa di Mirabella in Baccari, avvalendosi di un escavatore trasportato con un tir. Il primo colpo sarebbe avvenuto intorno alle 2 a Mirabella e il secondo invece a Scordia intorno alle 5:30, probabilmente per mano degli stessi autori. I malviventi hanno portato via il denaro contante, scardinando le casse bancomat, una delle quali è stata ritrovata in una zona di campagna in territorio di Francofonte, a bordo di un camioncino rubato. Non è ancora noto l'ammontare dell'importo trafugato, sono in corso le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania. Invece la polizia è intervenuta per sanzionare una festa in discoteca che è costata cara a un gruppo di organizzatori di eventi a Catania, che sono stati multati per un ammontare di oltre 27.000 euro. Controlli a largo raggio degli agenti della Polizia di Stato, ASP e Ispettorato del Lavoro hanno infatti portato alla scoperta durante la notte di Halloween di una festa all'interno di una discoteca priva di autorizzazione a Ognina. All'arrivo delle forze dell'ordine i lavoratori hanno provato a scappare. Gli accertamenti hanno poi portato alla luce come i locali fossero sprovvisti delle specifiche autorizzazioni, nonché caratterizzati da altre problematiche, quali il malfunzionamento dell'impianto elettrico, mancanza di estintori, malfunzionamento delle luci di sicurezza, tutte criticità costate 10.000 euro di sanzioni. Il riscontro della presenza di lavoratori in nero ha poi portato ad elevare ulteriori 17.000 euro di sanzioni e alla sospensione dell'attività.
La cronaca giudiziaria adesso è approdata dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello il processo nei confronti di Rosario Palermo, già condannato all'ergastolo per l'omicidio della 22enne disabile accese Agata Scuto, scomparsa nel 2012. La prima seduta del processo di secondo grado ha visto la difesa chiedere una perizia sulla sterilità di Palermo. Secondo infatti le motivazioni adotte dalla Corte d'Assise nella condanna, questi avrebbe ucciso Agata per nascondere una gravidanza indesiderata. L'accusa però ha rilevato come Palermo avesse già messo al mondo dei figli. La decisione è fissata per l'udienza del prossimo 21 novembre. Adesso ci fermiamo invece per la prima pausa pubblicitaria. Nella seconda parte parleremo di politica e poi la consueta pagina degli appuntamenti del fine settimana. Domenica 3 novembre dalle 19, in diretta dalla Basilica di San Sebastiano di Acireale su Etna Channel, la serata finale della quarta edizione del Sicily International Choir Festival. 15 corali polifoniche provenienti da diverse parti d'Italia ed Europa chiuderanno la quarta edizione del festival. Domenica 3 novembre dalle 19 in diretta su Etna Channel. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi accetta tutte le impegnative con esenzione. È aperto tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia e riservatezza. Idee moderne e strutture in legno pretagliati. È così che nascono le proposte di Arte in Legno. Arte in Legno realizza case in legno e bioedilizia, case mobili con omologazione MCTC, tetti, tettoie, gazebo, soppalchi e controsoffitti in legno. Inoltre Arte in Legno è montaggio di finestre per tetti. VIP installatore professionale Velux. Arte in Legno realizza anche case sull'albero. E se l'albero non ce l'hai, te lo portiamo noi. Arte in Legno di Enrico Terrana. Professionalità e affidabilità per opere che durano nel tempo. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Info 349-877-0590. E ricordatevi, Arte in Legno, il preventivo senza impegno. Rivediamoci insieme in Buona Vista. Da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo Acireale, promozione famiglia. Se acquisti dei nuovi occhiali, junior o progressivo, oppure office per il computer, riceverai un buono famiglia per un altro nuovo occhiale con condizioni vantaggiose. Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18 A e B. Promozione valida fino al 9 novembre. Regolamento interno al punto vendita. Se si tratta di mangiare buon pesce, Pianeta Mare. Oggi, dalla grande esperienza della pescheria, è nato il ristorante Pianeta Mare, un'elegante location dove puoi gustare tantissime specialità e il pescato del giorno. Pianeta Mare, un posto sicuro dove approdare per la qualità di ciò che ti viene offerto, per la cordialità di chi ti serve al tavolo. Pianeta Mare, ristorante a Capomulini, in via Garitta 14-16-18, all'inizio del lungomare subito a destra. Pescheria in via dei Casali di AC6, Acireale. Pianeta Mare, l'eccellenza del mare. Da oltre 20 anni ad Acireale, da novembre a giugno, è sempre una festa. E tu sei sempre invitato. Play it for me! Teatro Stabile di Acireale. Abbonati anche tu alle emozioni. Nei supermercati Tocal, dal 31 ottobre all'11 novembre, risparmia la grande con le nostre offerte a prezzi tondi. Mutti, polpa di pomodoro, 300 grammi per 3, 1,50 euro. Bauli croissant classico, per 5, 200 grammi, 1 euro. Mare aperto in olio d'oliva, 60 grammi per 6, 3,90 euro. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di oltrepressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 o a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 ad
Cireale, anche solo per un consiglio. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia da sempre. E prima di passare alla pagina politica, torniamo a parlare della commemorazione dei defunti e in particolare della tradizione che vuole di dover fare dei doni ai bambini in questa ricorrenza, una tradizione che deve essere ripresa e tramandata alle nuove generazioni. Con questo scopo è stato ricreato ad Acireale il mercatino, la fiera dei morti, dedicata appunto ai bambini e alle famiglie, che si chiuderà domani sera. L'immancabile taglio del nastro per inaugurare nel pomeriggio di giovedì ad Acireale la Fiera dei Morti, che dopo un periodo di fermo è tornata per dare la possibilità ai bambini e alle famiglie di trascorrere un momento all'insegna del divertimento e della tradizione, tra sapori, colori e profumi. Diverse le attività pensate per loro, che si chiuderanno nella giornata di domani, al fine di farli immergere nel clima commemorativo delle celebrazioni dell'1 e 2 novembre, da vivere in maniera gioiosa e non al contrario, come tradizione vuole. Riprendere tra mandare nei nostri ragazzi quello che è il momento della Fiera dei Morti, quindi un momento commemorativo che vuole essere vissuto in una maniera gioiosa, diciamo, non in una maniera triste. Riprendere le tradizioni è importante, ma al tempo stesso lo è quello di rendere vivo e sicuro il centro storico della città, come l'amministrazione sta cercando di fare con le diverse iniziative organizzate in questi mesi, a sottolinearlo il sindaco Roberto Barbagallo. Proviamo a ripercorrere una vecchia antica tradizione, anche se è complicato e difficile perché dall'oltreoceano, come dire, hanno superato e provano a offuscare appunto le nostre tradizioni, però quello che interessa a noi è tenere vivo il nostro centro storico. E per riprendere questa tradizione occorre il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni, frequentati dai diretti interessati, i bambini. A lavorare su questo aspetto in sinergia con l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato alla pubblica istruzione. Speriamo col tempo di avere sempre più studenti, ma soprattutto quindi partecipanti attivi per questa fiera, che rappresenta una vera e propria tradizione, un ritorno quindi al passato, un ritorno alle tradizioni da tramandare ovviamente ai più piccoli, che racconteranno quindi la storia un domani. Il programma odierno, già partito in mattinata, prevede spettacoli con bolle di sapone, giochi di movimento, laboratori dei ricordi e poi visita agli stand di prodotti dolciari del periodo e giochi, che potranno essere visitati anche nella giornata di domani a partire dalle 10 fino alle 13 e nel pomeriggio dalle 18 alle 21. Tra le attività alle quali si può partecipare, che hanno riscosso gradevole successo, quelle organizzate dall'associazione Cambio Rotta. Oggi e domani laboratorio di disegno creativo con la premiazione del vincitore, domani al termine della manifestazione. Una manifestazione che ha avuto il supporto da parte della Regione grazie all'interesse da parte del deputato regionale Salvo Tomarchio. Riteniamo che queste siano occasioni in cui si possa ravvivare un'economia e si possa anche ravvivare un centro storico che ha diritto e ha il piacere di accogliere i suoi cittadini. Quindi che sia una bella manifestazione, godiamoci ancora una volta il centro storico, ma non solo, con la speranza che queste manifestazioni vengano organizzate anche in altre parti della città, godiamoci Acireale in questi giorni. E adesso sì, apriamo la pagina politica, una pagina politica particolarmente ricca, che apriamo parlando del caos che continua sulle ex province, in quanto la Corte Costituzionale ha bocciato una delle ultime leggi regionali per il rinvio del voto di secondo livello a pochi giorni di distanza dall'ennesimo deferimento da parte dell'ARS. Il dibattito
il dibattito politico ovviamente si infiamma. È una bocciatura senza appello quella con cui la Corte Costituzionale ha stroncato l'ennesimo differimento del voto per le ex province in Sicilia. A pochi giorni di distanza dal blitz con cui il centrodestra aveva congelato all'asta le elezioni, rinviando tutto al 2025 in attesa dell'approvazione della legge per il ripristino del voto diretto, è arrivata la sentenza con cui la Consulta ha dichiarato illegittima la legge con cui solo un anno fa l'asta aveva disposto il 17° rinvio, accogliendo così le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR della Regione Sicilia. Era stato per primo il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro, a impugnare nel 2022 i decreti di proroga dei commissari dei liberi consorsi per contrasto con la normativa statale e i principi di democraticità, autonomia e ragionevolezza. E sulla scia di un'altra pronuncia, data proprio 2023, la Corte ha nuovamente bocciato i provvedimenti adottati dall'ARS, rilevando come i continui rinvii abbiano bloccato la costituzione di enti di area vasta e provocato gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti autonomi e costituzionalmente necessari. Un vuoto di democrazia, insomma, che perdura da 11 anni e in cui tanto più risulta illegittimo l'ultimo differimento ad aprile 2025. Dirompenti gli effetti della pronuncia sul dibattito politico, con le opposizioni nuovamente all'attacco, che hanno definito la bocciatura una mazzata per il governo Schifani. Dal segretario regionale del Partito Democratico, Antonio Barbagallo, si è elevato l'invito a non pubblicare l'ultima legge varata dall'ARS per il rinvio, per non dare luogo ad atteggiamenti di natura eversiva e delusiva dei poteri dello Stato. Ma critiche arrivano anche dal centrodestra, dall'eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone. Stop ai giochi di palazzo, prevalga il senso di responsabilità, il territorio ha bisogno di essere governato subito anche con le elezioni di secondo livello. Dalla Lega invece il coordinatore regionale Nino Germanà si dice certo la possibilità di rinviare il voto in primavera confidando sulla potestà esclusiva della regione in materia di enti locali. La partita resta ancora tutta da scrivere e toccherà all'ARS sbrogliare in fretta la più ingarbugliata delle matasse. E politica frizzante anche nel territorio ionico, con dove a Giarre, con la nomina di due nuovi assessori, si chiude la crisi politica che si apre invece a Mascali, dove il sindaco Messina ha azzerato la giunta per dare il via alla riassegnazione delle deleghe. Rimpasto che va, rimpasto che viene. New entry nelle giunte, a fare da collante ad esperienze politiche diverse. Dopo 94 giorni di fibrillazione, Giarre chiude la caotica fase della crisi politica con la sostituzione di due assessori all'interno della sua giunta. Salutate le uscenti Giusi Savoca e Tania Spitaleri, fanno il loro ingresso Irene Leotta, funzionaria della CGL locale, in rappresentanza del gruppo consigliare Giarre 2024, e l'ormai ex consigliere di opposizione Leo Patanè, che ha così siglato il proprio passaggio tra le file della maggioranza e di conseguenza incrementato il peso politico di Fratelli d'Italia. La cerimonia di nomina, svoltasi al Palazzo di Città, ha visto la presenza della sola Irene Leotta, in quanto Patanè si trova fuori sede per motivi lavorativi. Manca ancora l'assegnazione delle deleghe per il definitivo ritorno ai binari della regolarità e intanto scarso gradimento per il rimpasto arriva da una nota dell'associazione Rigenerazione Giarre, che bolla il tutto come una truffa ai danni degli elettori. L'amministrazione Cantarella può galleggiare fino alle elezioni, intanto la città affonda nel fango. E mentre Giarre, almeno per il momento, chiude il capitolo crisi, da Mascali invece arriva la notizia dell'azzeramento della giunta da parte del sindaco Messina. Nessuna crisi, provvede a rassicurare il primo cittadino, ma una semplice riassegnazione delle deleghe, già concordata, che dovrebbe portare a confermare 4 dei 5 componenti dell'esecutivo. A salutare l'assessore Alfio Maccarrone per far posto all'ex consigliere e presidente del Consiglio Comunale Paolo Virzì. Nomina e assegnazione dovrebbero avvenire già lunedì prossimo. E invece il clima è particolarmente rovente a Via Grande, dove un botta e risposta tra opposizione e segretario comunale ha fatto surriscaldare i toni, sono volate accuse, si è sfiorato persino il peggio, tanto che è persino dovuta intervenire la polizia locale a sedare gli animi. L'atmosfera ad ogni santi si è caricata ancora una volta di tensione nel Consiglio Comunale di Via Grande. Se l'anno scorso aveva fatto scalpore l'assenza in blocco della maggioranza in una seduta propedeutica al bilancio, stavolta è un infuocato battibecco in cui si è reso necessario l'intervento della polizia locale per sedare gli animi e far parlare di sé. Tre punti all'ordine del giorno di una seduta fin lì svoltasi senza particolari sconvolgenti di sorta, l'aggiornamento del programma triennale di opere pubbliche al fine di inserirvi un progetto in materia di edilizia scolastica.
Una questione sulla quale il capogruppo d'opposizione, il consigliere Alfredo Culiti, ha più volte sollevato perplessità in merito alla gara già espletata per l'affidamento, seppur in via provvisoria, dei lavori. Tecnicismi in cui il tira e molla si è presto spostato al dibattito tra maggioranza e opposizione, a un aspro e botta risposta fatto di punzecchiature tra lo stesso Culiti e il segretario comunale Giuseppe Scilla. Toni esasperatisi con l'opposizione, Culiti in testa, che dopo aver chiesto un ammonimento del segretario ha abbandonato i propri posti e che l'ennesimo scambio di battute, sempre più surriscaldato, ha trasformato in veementi accuse rivolte tanto al segretario quanto al presidente del consiglio Sebastiano Russo sulla tenuta dell'ordine in aula, nonostante proprio Russo cercasse di riportare pace in seno alla seduta. E dinanzi al girotondo di urla e plateali proteste per poco non sfociate in più drastiche conclusioni, nell'emiciclo riservato agli addetti ai lavori si è registrato l'intervento di due agenti della polizia locale di servizio verso l'aula consiliare per abbassare i toni della discussione. Fasi di forte tensione al termine delle quali l'opposizione ha definitivamente abbandonato l'aula. La situazione che si è venuta a creare non dà onore a questo consiglio, le parole del presidente Russo. Molte volte gli animi si riscaldano, ma si è ceduto con i termini. Mi auguro ed esigo che non ci siano più queste situazioni. Ringrazio l'intervento della Polizia Municipale, senza il quale si sarebbe andati oltre. E chiusa così la pagina della politica, apriamo quelli degli appuntamenti del fine settimana, ma non solo, perché cominciamo a parlare di quanto accaduto giovedì sera nella chiesa, nella Basilica di San Filippo, dove la locale comunità ha salutato l'impegno che si è concluso di Don Arturo Grasso. Una stima e una gratitudine dei fedeli della comunità di Aci San Filippo e non solo per Don Arturo, il quale dopo 7 anni di feconda attività pastorale ha concluso il mandato come vicario parrocchiale. Giovedì sera, appunto, alla presenza del sindaco Margherita Ferro nella Basilica di San Filippo da Gira, affollata per la celebrazione eucaristica di ringraziamento, si è svolto il saluto a Don Arturo, un impegno quello del sacerdote incessante in grado di far fronte alle diverse esigenze che si hanno in una comunità parrocchiale che per ambito territoriale e numero di abitanti risulta essere forse la più grande della diocesi di Acireale. Giovedì sera così grande festa allietata dalla presenza per Don Arturo addirittura del corpo bandistico Piero Mascagni. Ci spostiamo adesso ad Acireale, dove in occasione della commemorazione dei defunti questa mattina l'ospedale Santa Marta e Santa Venera ha ospitato un evento speciale dedicato ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria e neuropsichiatria infantile. L'iniziativa, organizzata dall'associazione USD Galatea Acireale Pattinaggio a Rotelle, dall'associazione Curiam Italia e dall'associazione Quasi Magia Eventi, ha visto la partecipazione del presidente del SEUS 118 Sicilia, dottor Riccardo Castro, e delle dottoresse Cantarelle e Barbagallo della direzione sanitaria del presidio. Presente all'incontro il promotore dell'iniziativa, il presidente dell'Unione Sportiva Galatea Massimiliano Trovato, insieme a una rappresentanza di piccoli e grandi atleti arrivati al presidio rigorosamente sui pattini. I bambini ricoverati hanno ricevuto doni tra cui pattini, casco e protezione, vivendo partecipati momenti di intrattenimento. Abbiamo voluto fare una cosa gradita, commenta Massimiliano Trovato, per questi sfortunati ragazzi e le loro famiglie, portando un momento di gioia. Ancora una volta la SEUS 118, aggiunge il dottor Castro, oltre a svolgere quella che è la mission aziendale nell'ambito del servizio emergenza urgenza della regione siciliana, manifesta la propria sensibilità mostrandosi sempre al fianco della collettività. E domani in largo Vito Finocchiaro, sempre ad Acireale, in zona Tupparello, torna la giornata ecologica. Dalle 7 alle 12 i cittadini potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti misti, legno, inerti, elettrodomestici, abiti dismessi e toner. Sarà possibile anche conferire al massimo 5 pezzi, il requisito necessario e l'iscrizione al ruolo Tari 2023. E ancora nella quarta edizione del Sicily International Choir Festival, un ottimo esordio nella prima serata con l'esibizione dei 15 cori polifonici, la manifestazione che si è tenuta a Taormina e Messina. Questa sera si replica a Catania e poi nuovamente a Messina. Un ponte di ogni santi con la musica corale polifonica protagonista della quarta edizione dei Sicily International Choir Festival. Messina e Taormina hanno aperto ieri la prima delle 3 serate con l'esibizione dei 15 cori partecipanti, suddivisi tra la Basilica Sant'Antonio in Messina e Cattedrale di San Nicolo di Bari in Taormina, riscuotendo notevole affluenza di pubblico e turisti. Questa sera si replica e questa volta a Catania e nuovamente a Messina, con inizio in entrambe alle 19. La chiesa abbadia di Sant'Agata nel cuore di Catania sarà la location per l'esibizione di 6 corali provenienti dall'Italia e dall'Europa che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che tocca diversi generi, da quella cattolica, religiosa, classica, gospel, popolare.
Sarà la Basilica Cattedrale ad accogliere nella città di Messina invece 8 cori europei che renderanno omaggio al loro paese di provenienza indossando abiti tradizionali. Ad esibirsi, tra gli altri, il coro Cappella Musicale Santa Maria Assunta in rappresentanza della Sicilia, impegnata nell'animazione del canto nella celebrazione liturgica domenicale della Basilica Cattedrale Messinese e studia la polifonia sacra dal Rinascimento fino ai nostri giorni. Domani sera, domenica 3 novembre, gran finale ad Acireale, dove i cori che quest'anno hanno partecipato al festival non competitivo si ritroveranno all'interno della Basilica Collegiata di San Sebastiano a partire dalle 19, dove per la Sicilia si esibirà invece il coro Sergio Alletto. La serata sarà trasmessa in diretta su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e in contemporanea sulla pagina Facebook The Sicily International Choir Festival. E torniamo ad Acireale, in particolare nella chiesa San Michele Arcangelo, dove si svolge la mostra dal titolo Scatti dal passato, la donna nel Novecento. Questo è appunto il titolo dell'evento curato da Enzio Trovate e Rossella Pennisi, che si terrà domani pomeriggio alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Tra gli interventi in programma nel corso della rassegna, quello del consigliere comunale Francesco D'Ambra, di Don Marcello Pulvirenti e della presidente della sede locale di Sicilia Antica, Silvana Cardino, anche la professoressa Rosaria Trovato. E ci spostiamo invece a Riposto, dove domani pomeriggio andrà in scena la 18ª edizione del Palio delle Botti di Eustachio, evento della tradizione folcloristica ripostese che da molti anni coinvolge moltissime squadre di altre città italiane facente parte del circuito delle città del vino. Il percorso si snoderà fra Piazza San Pietro e Piazza del Commercio. La gara sarà preceduta da un giro di qualifica ed è una parata di sbandieratori vestiti in abiti tradizionali. La manifestazione prenderà il via alle 16.30 da Piazza San Pietro. A seguire ci saranno delle degustazioni sotto i portici del Palazzo di Città. E con questa notizia chiudiamo la seconda parte di Reporter, anche se il giorno della commemorazione dei defunti è pur sempre sabato e quindi la terza parte di Reporter sarà come sempre interamente dedicata allo sport, ma dopo la pubblicità. Dal 31 ottobre al 3 novembre torna ad Acireale la Fiera dei Morti, tra tradizione e innovazione. Giocattoli, dolciumi, caramelle, libri per bambini e tanta animazione per i più piccoli. Scultori di palloncini, truccabimbi, tatuaggi, laboratori, giochi, balli, bolle di sapone vi aspettano. Fiera dei Morti, in Piazza Duomo a Acireale dal 31 ottobre al 3 novembre. Aperta dalle 18 alle 21, il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 13. Alla riscoperta delle tradizioni, a cura dell'assessorato attività produttive della città di Acireale con il patrocinio della Regione Siciliana. BSL Medica, poliambulatorio. Specialisti in salute e strumentazioni mediche all'avanguardia possono affrontare e diagnosticare in tempi brevi diversi problemi di salute, senza lunghe attese e con tariffe agevolate. Prenota la tua visita specialistica allo 095 76 34 250. Cardiologia, chirurgia, ecografie, endocrinologia, fisiatria, ginecologia, medicina interna, nefrologia, terapia del dolore, urologia. BSL Medica, ad Acireale, in via Lazzaretto 25, un'equipe di professionisti d'esperienza. InnovaSol Energy Solutions apre un nuovo showroom ad Acireale. InnovaSol progetta e realizza in tutta la Sicilia, chiavi in mano, impiantistica civile e industriale realizzando sistemi fotovoltaici, solari termici, climatizzazione a pompa di calore. InnovaSol, un pool di professionisti presenti nel settore da oltre 15 anni, in grado di risolvere rapidamente, attuando le soluzioni più consone al caso, qualsiasi problema di risparmio energetico. Venite a trovarci nel nostro nuovo showroom in Piazza Europa 12 ad Acireale. Valuteremo insieme le proposte di mercato, le opportunità e i vantaggi. Per info e appuntamenti 095 293 9827. I professionisti scelgono Control Tech perché sanno che possono contare su un'assistenza rapida su PC e stampanti, sulla riparazione o vendita di accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali o ecocompatibili, oltre a tutto ciò di cui hanno bisogno in ufficio a prezzi eccezionali. Control Tech inoltre elabora e stampa grafiche e loghi su qualsiasi materiale, realizza dai bigliettini da visita alle penne personalizzate alle insegne e ha un vasto assortimento di abbigliamento per lavoro, anche personalizzato.
personalizzato. Da Control Tech è possibile usare per gli acquisti il bonus docenti. Ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Il Teatro Stabile di Acireale, al Teatro Turiferro, presenta la nuova stagione teatrale 2024-2025. Ti aspetto al Teatro Turiferro. Per una stagione di grandi emozioni. Sarà un piacere avervi con noi. Abbonamenti a partire da 60 euro. Botteghino, presso il Teatro Turiferro, dal martedì al sabato, dalle 17 alle 20.30. Infoline 095 98 92 093. Auguri a noi! 2014-2024, 10 anni dell'insegna Deco del gruppo Arena. E per l'occasione festeggiamo con le straordinarie offerte valide dal 25 ottobre al 4 novembre. Alcuni esempi: gocciole pavesi da 1 kg a 2,89 euro, caffè Lavazza crema e gusto classico da 250 grammi per 3 a 6,99 euro, bastoncini di merluzzo Findus per 12 a 2,69 euro. Ti aspettiamo dal 25 ottobre al 4 novembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Inquadra il QR code e cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza. Centro Analisi Murabito, dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. La salute è un bene prezioso e spesso sottovalutato. La salute è la più grande ricchezza, è la pace della mente ed è felicità. Il nostro corpo è il nostro giardino e la salute è un rapporto tra te e il tuo corpo. Farmacia Gallo, per noi la tua salute è importante. A Guardia in via Nazionale 196, a Cireale. Aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Sport dunque nella terza parte di Reporter e cominciamo parlando del calcio di Serie D e della Cireale che dopo aver ritrovato la vittoria domenica scorsa contro l'Akragas adesso cerca continuità in un altro importante scontro diretto per la salvezza in casa dell'Licata. Ritrovata la vittoria, adesso bisogna ritrovare la continuità. Una Cireale che non è stato premiato dai risultati dopo essersi tirato fuori dallo scomodo ultimo posto superando l'Akragas con l'aiuto di un po' di buona sorte una volta tanto, adesso infatti obbligata a dare continuità al suo percorso andando a far punti a Licata. Impresa titanica perché la Cireale in trasferta a Licata nella sua storia ha collezionato appena una vittoria sui 10 precedenti disputati, una vittoria e 9 sconfitte per la precisione, le ultime 4 consecutive negli ultimi 4 anni in Serie D. L'unico successo a Liotta porta la firma di Mautone con Gardani in panchina, Serie D 2011-2012, 12 anni fa. Il bilancio complessivo non è migliore, anche in casa la Cireale soffre gialloblu, avendo conquistato tra le mura amiche 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Insomma, anche la cabala dice male ai colori granata, ma di tutto questo i ragazzi di Epifani sono obbligati a non tenerne conto. Vista la combinazione offerta dal calendario, con tutte le squadre di coda impegnate contro squadre di vertice, la Akragas in casa con la Regina, la Nissa che ospita la Scafatese, il Ragusa che gioca in casa della Vibonese, l'Enna al De Simone di Siracusa e la San Cataldese al Locri, una vittoria vorrebbe dire scavalcare un bel blocco di avversari tutti in una volta e mettersi in una posizione di classifica più comoda in vista dei due successivi difficili impegni contro Vibonese in casa e Paternò in trasferta, ma anche un pareggio non sarebbe da buttare. Una sconfitta di contro rimetterebbe sulla graticola mister Epifani, al quale la società ha perdonato molto, ma potrebbe non perdonare la sconfitta in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Va detto anche che la Cireale fin qui in trasferta, Ragusa escluso, ha affrontato 3 delle big del torneo, portando a casa buone prestazioni sì, ma anche pochi punti. Insomma, se la cabala dice male, il percorso dei granati in questa stagione lascia spazio all'ottimismo. Di fronte la Cireale si troverà una squadra in difficoltà che in attacco riesce a pungere in maniera significativa con gente come Minacori e Saito, in grado di fare male, ma che d'altra parte è più che perforabile dietro, vantando la peggior difesa del girone con 16 gol subiti
subiti due in più dei Granata. Per fare il risultato, mister Epifani dovrebbe poter contare su Nardo sulla fascia destra, il giovanissimo ma talentuoso terzino rientra dopo essere stato fermo dalla terza giornata per infortunio. Era stato uno dei pilastri della Cireale delle prime giornate, in tandem con Rodio potrebbe finalmente portare equilibrio sulle fasce della squadra. In mezzo alla difesa davanti a Zizzani è in dubbio Marchetti, uscito acciaccato dal match contro l'Acragas. In coppia con Cassese potrebbe ritrovare spazio Kremenovic. A centrocampo Epifani ha abbondanza di scelte, soprattutto in quota under, visto che tornano disponibili sia Di Mauro che Milo, ma sarà difficile rimettere in panchina l'ottimo Andreassi visto in queste giornate. Assieme a lui dovrebbero trovare spazio Malle e Danfa, con Blando come possibile alternativa. Ma attenzione, perché sarebbe in fase di tesseramento il centrocampista Alvaro Iuliano, ex Catanzaro fino a domenica scorsa in forza proprio allicata, da cui però si è svincolato e che potrebbe, per paradosso, qualora venisse ultimato per tempo il tesseramento, esordire proprio contro la sua ex squadra. In attacco difficile farà riaccomodare in panchina l'ottimo Capogna, migliore in campo contro l'Acragas, che potrebbe far reparto con l'immancabile Marchionni per il posto da centravanti. Ballottaggio tra Capnidis e Sueva, con Epifani che deve capire se sfruttare la capacità di giocare di sponda del primo o la velocità del secondo, che potrebbe essere letale contro una difesa permeabile come quella gialloblu. Arbitrerà il signor Mansur Fayet di Brescia, assistito da Fiore e Quattrotto di Messina. Licata Cireale sarà l'unica partita che si giocherà alle 15:30, con un'ora di ritardo rispetto al resto del girone, che comincerà invece alle 14:30. Un turno che, come si è visto, prevede dei testa coda che in casa Granata si seguiranno con interesse: Acragas Regina, Nissa Scafatese, Siracusa Enna, Vibonese Ragusa e Locri San Cataldese. Dopo la sconfitta di Scafati, cambio di allenatore in casa Pompei, Esposito subentra De Angelis. A tenere a battesimo il nuovo tecnico sarà l'ottimo Favara di Infantino. Sambiase e Paternò tentano l'assalto al quinto posto, ricevendo rispettivamente le messinesi, il Nuovo Igea e Sant'Agata. E prima che la Cireale scenda in campo a Licata, domani mattina alle 10:30 saranno protagonisti i gruppi della tifoseria organizzata, fin qui assenti per protesta dalle partite dello stadio Ace Galatea. I tifosi scendono in piazza nel corteo dell'Orgoglio Granata, che prenderà il via appunto alle 10:30 in piazza Garibaldi e sfilerà fino in piazza Duomo, dove è previsto un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione. Obiettivo dichiarato dei tifosi è quello di sensibilizzare la città e la politica sulle sorti della Cireale Calcio, a partire dalla questione stadio fino alla gestione societaria, che come si sa è fortemente messa in discussione proprio dalle tifoserie organizzate. Scendiamo adesso di categoria, parliamo dei campionati di eccellenza e promozioni. In eccellenza partite complicate per le due battistrada, con l'Athletic Club Palermo attesa a Gela e il Milazzo che ospita la Nebros, che l'ha eliminato dalla Coppa Italia, mentre in promozione il Giarre ha l'occasione di poter balzare in vetta, deve però vincere sia oggi sia questo fine settimana in casa del Gemini che mercoledì nel recupero in casa del Santa Domenica Vittoria. Partita trappola nel girone A di eccellenza per la capolista Athletic Club Palermo, che rende visita alla città di Gela, una delle due squadre che la inseguono a meno due. Si tratta del big match di giornata tra due squadre in salute, entrambe reduci da altrettante vittorie. La capolista per 2-0 sull'Ascari, i gelesi per 1-0 sul campo dell'Accademia Trapani. Della big match potrebbe provare ad approfittare la Don Carlo Misilmeri, attesa però da una trasferta complicata sul campo del Castellammare. Occasione per avvicinarsi al vertice anche per lo Sciacca, ancora imbattuto, che riceve il Castelbuono. In coda scontro diretto tra Oratorio Marineo e Folgore Castelvetrano, match casalinghi complicati per il Lascari con il San Giorgio e per il Casteldaccia contro la Parmonval. Nel girone B il Milazzo riceve la Guastafeste Nebros, che ha già battuto il Milazzo a domicilio in Coppa eliminandolo e che 7 giorni addietro ha superato il Modica, mandando in fuga proprio i Mamertini, che con la vittoria di rigore a Mazzarone hanno potuto restare da soli al vertice della classifica. Milazzo che deve vincere per non far riavvicinare il Modica, che ha un impegno sulla carta più agevole contro il Real Siracusa. Dietro le prime rischia il Vittoria, terzo in casa, di un ACI Sant'Antonio ancora arrabbiato per la sconfitta rimediata sul campo della Ionica, segnata da un'espulsione ritenuta eccessiva degli etnei. I biancazzurri puntano al bottino pieno per inserirsi nella lotta per il primo posto. Big match di giornata ad Avola, dove i padroni di casa, quarti, ricevono l'Atletico Imesi, quinto. In coda scontri di salvezza tra Leonfortese e Ionica e tra Rosmarino e Leonzio. Si giocano oggi le gare tra Palazzolo e Mister Bianco e tra Gioiose e Mazzarone.
In promozione nel girone C si apre una settimana cruciale per il Giarre. I gialloblu, reduci dal successo interno contro il Castel Termini, vincendo domani a mercoledì nel recupero sul campo del Santa Domenica Vittoria, potrebbero balzare da soli al comando della classifica. Sempre domani Santa Venerina riceve Villarosa e cerca vittoria e sorpasso per inserirsi nella lotta per il quinto posto. Sfida a salvezza invece per il Belpasso a Castel Termini. Anticipano oggi pomeriggio e San Pietro sul campo del Santa Domenica Vittoria e la Russo Calcio che riceve il Camarat. Facile sulla carta l'impegno della capolista Nicosia sul campo della Sera di Falco terz'ultimo. Nel girone D, mentre la capolista Niscemi cerca l'ottavo successo di fila sul campo del Noto, cercano punti salvezza tutte le catanesi. Scontro diretto per la Cibo Bonaccorsi che anticipa oggi pomeriggio in casa contro lo Scicli. In campo oggi anche l'Ace Galatea, ospite della Pro Ragusa. Cerca conferme invece la Cicatena che dopo il buon 2-2 strappato sul campo del Gela è atteso tra le mura amiche da un'altra gara difficile. Al Polivalente arriva infatti la vice capolista Megara. Ed è caccia alla zona playoff per il Lingua Glossa che deve battere in casa la Nuova Peloro per provare ad agganciare il quinto posto nella classifica del girone D di prima categoria. Cerca invece punti salvezza il Calatabiana sul campo del Real Itala. In vetta turno casalingo per la capolista Riviera Nord, sempre inseguita a -2 dal Torre Grotta che riceve il Real Rocche Nere. Nel girone E, trasferta trappola per la capolista Bronte sul campo della Virtus Etna, terza in classifica. Occasione per accorciare le distanze per l'Atletico Biancavilla, secondo, che però riceve l'Ostico Troina. In trasferta la Stella Nascente, scontro salvezza sul campo del Città di Belpasso. Trasferte anche per il Gravina a San Gregorio e per il Campanarazzo ad Agira. Le gare tutte in programma oggi, tranne Tremestieri Mascali che si gioca domani. Nel girone F infine scontro ad alta quota per la capolista Atletico Catania che riceve il Ragusa Boys terzo. In trasferta anche la Leo Soccer a Melilli. Sarà invece derby per il Calat che riceve il Motta. Scontro ad alta quota anche nel girone E di seconda categoria, dove la Dranitana capolista sfida la Virtus Maletto quarta in classifica e rischia di vedere avvicinare la vice capolista Sporting Indipendenza che gioca in casa contro il Pedara. Occasione per avvicinarsi anche per Alcantara e Piano Tavola, rispettivamente in casa contro Zafferana e Fiume Freddo. In coda trasferte per Villaggio Sant'Agata, NB Mister Bianco contro Phil Bordon e Real Sicilia. Nel girone F continua il duello a distanza tra la capolista Real Trinacria e il Città di Santa Croce, la prima impegnata in casa con il Pozzallo, il secondo ospite del Carlentini. In trasferta il San Leone, ultimo in classifica con un punto in casa del Football Club Vittoria. Comincia questo fine settimana anche il campionato di terza categoria. Nel girone A esordio in casa oggi pomeriggio per la Cus Catania contro la Puntese, la favorita Militello. Comincia invece domani tra le mura amiche contro la Scordiense. Fuori casa entrambe le squadre di Licodia, lo Sporting Aradusa e il Reale Eubea sul campo dell'Esa Sport. Si comincia invece subito con il derby di Lingua Glossa tra Etnea ed Etna Nord nel girone B. Esordio casalingo per il Città di Riposto, oggi pomeriggio contro il Castiglione e per il Real Torre domani contro il Canalicchio. In trasferta invece la Junior Acireale sul campo dell'Academy Mascalucia. E adesso chiudiamo la pagina di calcio, parliamo degli altri sport, dalla pallanuoto al basket, tutti gli impegni delle catanesi. Spicca in particolare il derby in Serie 1 femminile tra Brizza Cireale ed Equipo Orizzonte. È il giorno del derby in Serie 1 femminile tra Brizza Cireale ed Equipo Orizzonte alla piscina Francesco Scuderi di Catania, campo di casa della Brizza. Umori opposti per le due formazioni, la compagine accesa infatti ancora ferma a 0 punti in classifica dopo due giornate, reduce infatti da due sconfitte. Le ospiti invece arrivano a punteggio pieno alla gara odierna e si candidano anche per questa stagione ad un ruolo da protagoniste. In Serie 1 maschile impegno casalingo per la Nuoto Catania, sempre alla piscina Scuderi, che ospita l'Onda Forte di Ostia. Gara a tutti i costi da vincere per la formazione rossa-azzurra, ancora secco di successi dopo tre partite. Gli ospiti dal canto loro cercano anche la prima vittoria, considerando che occupano l'ultimo posto in classifica proprio insieme alla formazione di casa. Nel basket in divisione regionale 1, trasferta ostica per l'AC Basket che sarà di scena sul campo della PGS Sales di Catania. I Granata, dopo una bella vittoria contro Mister Bianco, sono attesi da un banco di prova difficile contro un avversario costruito per far bene, ma che all'ultima giornata ha perso a sorpresa presa sul campo del Ragusa. Sarà dunque una sfida aperta quella in programma al Palazzurria di Catania.
In Serie C impegno in trasferta per il Giarre che domani alle 18 affronta il Capo d'Orlando, formazione ionica reduce dalla vittoria contro la corazzata Alfa Catania che ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente. La sfida di domani però nasconde più di qualche insidia. La compagine messinese infatti, nonostante si trovi all'ultimo posto in classifica, rappresenta un avversario temibile grazie ai giovani presenti in organico. In Serie B femminile infine domani campo la Pallacanestro Via Grande che alle 18.30 sarà ospite della San Matteo Messina. Via Grandesi reduce dalla larga vittoria contro il Verga Palermo all'esordio che domani andrà in cerca del bis. Di fronte ci sarà un avversario già incontrato più volte negli anni passati e che all'esordio ha perso sul campo dell'Alcamo. E prima di chiudere il consueto sguardo sul meteo, vediamo se l'autunno meteorologico si decide ad arrivare oppure no. Vediamo assieme le previsioni del tempo. Domenica con l'anticiclone sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da condizioni stabili dell'atmosfera, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o raramente poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 24 gradi, minime sostanzialmente stazionarie. E quindi continua questa coda di estate. Non mi resta che salutarvi, il telegiornale finisce qui, vi auguro un buon proseguimento di visione sulla nostra emittente, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta lunedì alle 13.40, vi auguro una buona fine settimana e una buona domenica.